La fusione delle due asset è cosa fatta. Il consiglio comunale, l'altra sera, con un'ampia maggioranza, ha approvato la fusione per incorporazione di asset holding in asset spa. Un percorso lungo e tormentato, quello che ha portato a questa votazione, iniziato già dall'epoca a Guzzi e che ha sempre creato divisioni e scontri ed uno strascico di polemiche tra maggioranza e opposizione, con interrogazioni urgenti e scaramucce mediatiche e 50.000 euro di spese per pareri e consulenze che non hanno mai consegnato un parere univoco. Ora un passaggio essenziale di questa vicenda è stato fatto. Sì, diciamo era la parte passaggio più difficile, quello del Consiglio Comunale. Adesso ci sarà a fine dicembre l'Assemblea che sancirà la fusione. Questo porterà a un notevole risparmio in termini di costi, Insomma, negli anni sicuramente questo sarà avvertibile anche dagli utenti. Ma eh, gli, le economie sono quelle gestionali, eh, chiaramente per quello che riguarda le bollette, la gestione, lì eh, non è soltanto una questione di gestione dell'azienda, ma lì ci sono le tariffe che de determinano gli ambiti. Quello che è importante, e questo mh, a cui tengo molto, si mettono in sicurezza anche una serie di Investimenti che si faranno nella nostra città, per quello che riguarda anche penso, ad esempio, tutto il discorso del ciclo idrico. L'approvazione del provvedimento ha ricevuto, dicevamo, una larga maggioranza a votare contro, però, il Movimento 5 Stelle, Fano Città Ideale e Riccardo Severi, che pur militando nella maggioranza non ha mai digerito alcuni aspetti di questa fusione, come il fatto che la nuova società gestisca i servizi e detenga la proprietà delle reti che dovevano a suo dire rimanere dell'amministrazione comunale per scongiurare. Che questi possano cadere in mano di altri un domani. Di parere contrario il PD Fanese che invece ha sottolineato i grandi vantaggi di questa operazione. Dopo anni di discussioni, a volte anche un po' troppo accese, finalmente siamo arrivati alla conclusione di questo lungo percorso che era sicuramente nel programma elettorale di questa amministrazione. Si vanno a fondere due società che sono un po' il patrimonio di questa, di questa città. Ieri sera in consiglio comunale abbiamo approvato la. La delibera di fusione, abbiamo approvato lo Statuto, abbiamo approvato il piano industriale e noi sinceramente come Partito Democratico siamo, siamo soddisfatti di questo perché era un po' il nostro obiettivo sin dall'inizio e anche nella stesura della, del manifesto elettorale c'era questa volontà di portare a compimento la fusione delle due società. Eh, questo permetterà alla società di essere più forte senza dubbio, avremo una società capitalizzata che per, gli permetterà di fare grossi investimenti sia eh, in eh, solitaria ma anche con le altre società partecipate, le altre società di servizi, sia della provincia di Pesaro ma anche della provincia di Ancona, quindi sicuramente… Eh, per il territorio avere investimenti significa portare ricchezza, portare posti di lavoro, si occuperà anche del verde pubblico, che, eh, specialmente le rotatorie, sappiamo tutte le difficoltà che eh, ci sono state in questi anni nella gestione del verde. Eh, abbiamo dato mandato quindi alla nuova, alla nuova società anche di prendersi cura del verde pubblico e credo che sia una bella risposta.